È l'alba, sono le 6 di mattina, sono svegliato anche stanotte alle 3 perché non riuscivo più a dormire, ma vabbè, sto abbastanza bene. Adesso c'è una temperatura meravigliosa, la casa è ancora addormentata, cioè ci sono già le ragazze in piedi che immagino stiano preparando la colazione, perché alle 7 c'è allenamento di volleyball. Ma quindi, venite. In questo momento mi trovo a Batangkalapmgan, che è questa casa famiglia nelle Filippine, nella città di Dumaguete, nel villaggio di appunto Calabgon, ed è una casa famiglia gestita da una onlus di Roma che si chiama Islambata e che gestisce appunto questa casa famiglia con circa una trentina di bambine, da neonate a ventenni, che o sono orfane oppure hanno avuto, insomma, sono state allontanate dalle famiglie oppure non hanno una famiglia, insomma, disabilità eccetera, una serie di difficoltà, e è gestita da un ragazzo, da un signore di Roma e da sua moglie filippina, che circa 20 anni fa hanno aperto questa associazione e da una decina, 15 anni gestiscono questa casa, e io sono qua in quanto volontario, ma in verità in quanto tirocinante per la mia università. Ma come? In pratica conoscevo Islambata da tanti anni tramite gli scout, la mia associazione di Mantova, perché si conoscevano personalmente anche con i fondatori della sezione, e quindi tra le mille mail che ho mandato per cercare un tirocinio curricolare formativo per la mia laurea di cooperazione internazionale, ho scritto anche su WhatsApp direttamente a Francesco e non c'è stato assolutamente nessun problema, anche perché loro, chiaramente per loro, i volontari sono oro. E quindi mi hanno detto subito di sì, e da quest'estate mi stavo organizzando per venire, e adesso starò qua circa un mese e mezzo fino al 20 dicembre. Oggi è il 5 già, perché ho fatto 4 giorni di viaggio, quindi sì, circa un mese e mezzo, e sarà convalidato per i crediti universitari per potermi laureare. E quindi in pratica sono qua nelle Filippine a fare volontariato, e avrò anche la possibilità di visitare un po' il paese, chiaramente, adesso devo ancora capire. Piove, ma c'è caldo. E con le immagini della casa in sottofondo, i rumori della notte del giardino, vi racconto un po' com'è stata questa prima settimana. Questa prima settimana immerso in questa natura, in questa casa meravigliosa costruita in tantissimi anni con un sacco di energie, non si sa prese come e dove da questi scoppiati, che però ha portato alla creazione di questo posto magnifico, un paradiso terrestre pieno di animali, creature, vegetazione contaminata, coltivazioni che puntano all'autosostentamento, all'autofinanziamento, e che ci coinvolgono tutti nel dare una mano, soprattutto nei volontari, a volte anche le ragazze. Le energie non sono mai abbastanza, però vedere appunto queste bellissime cose in giro dà ogni volta la soddisfazione. Ci sono vari cani, ci sono delle strane api che fanno un miele molto costoso. È stata creata negli anni una ruota per poter utilizzare l'acqua del fiume per evitare di rimanere a secco. Si cucina sia su legna all'esterno che sul gas all'interno, in una cucina molto nuova. Il dentro è tutto decorato, è bellissimo, è molto a misura di bambina. Questo è il mitico furgoncino arancione con cui Francesco ogni giorno porta e riprende le ragazze da scuola. Ci stanno dentro 30-40 persone appese fuori, dentro. Hanno costruito pannelli solari per poter diminuire un po' il costo delle bollette. E questo è il patio dove si spende la maggior parte del tempo. Insomma, è un posto vissuto, dove le ragazze si autogestiscono, dove fanno la maggior parte dei lavori di casa, coadiuvate dai workers all'interno della casa. Siamo soltanto da imparare. Ma basta farci cazzo. Guarda, non c'è nessuno qua, si sente una voce? Due neonati? Che cillano? Ma chi li ferma? Se ne dormono, se hanno problemi, piangono. Altrimenti, tutto a posto, guarda, ogni tanto passi, quelli un po' pesi. Chiaramente, infatti, i primi che sono riuscito a conoscere un po' meglio sono stati i bambini più piccoli, quelli che non vanno a scuola la mattina, quindi fino, diciamo, ai 6 anni, 7 anni, e le due ragazzine con disabilità.
Stati, i primi giorni sono stati bellissimi perché le bambine erano gasate, contente di conoscermi, quindi è stato anche molto facile. Adesso sta diventando un po' peggio. E questa è stata una mattina meravigliosa perché alle 4:30 ci siamo alzati, siamo andati a fare un po' di trekking con le bambine in una montagna qua vicina, in vista come allenamento, in vista di un trekking un po' più impegnativo su una montagna più alta, un vulcano qua vicino a 1900 metri, che però richiede un allenamento abbastanza serio, perché non si tratta di sentieri segnati CAI, ma di giungla, e quindi bisogna essere un minimo preparate per evitare di trovarsi in difficoltà. Io e Francesco siamo già andati qualche volta a correre la mattina, sempre alle 4:30, perché alle 5:30 il sole sorge, c'è troppo caldo, quindi alle 4:30 col buio si esce con la torcia, si corre. Andati in cima al monte. Sono le 11:30, no, non è vero, sono le 6:40 di mattina. In fondo c'è anche il mare, non si vede tanto. Questa giornata è stata anche questa molto importante perché siamo andati insieme agli altri volontari e insieme a Francesco ad accompagnarlo appunto nel visitare delle famiglie di ragazze che sono state ospiti di questa casa e che sono cresciute, che magari hanno già 20-21 anni, che però hanno abbandonato l'università che Isla sta pagando per loro e quindi volevano un po' capire. Go! Hello, we are all together here. The DNC gang at the court in the middle of the jungle, ready to play our second game. This is the game that we are gonna win, right? Yeah. So show everything, please, cameraman. Show everything. We don't need luck because we are already so much so strong. So we don't need. Bye bye. Questo che vedete chiaramente è un piccolo torneo nella giungla di pallavolo organizzato dal villaggio dove anche le ragazzine hanno partecipato. Ci troviamo qui, servizi pubblici dei rifiuti, Mondizia Kalabnugan. Stiamo andando a ritirare il vetro perché oggi è il giorno della settimana del vetro qua. Sono tutti molto bravi, fanno la raccolta in modo perfetto, non si trova una cartaccia in giro. Quindi noi adesso butteremo la spazzatura dentro. Ma come non si può parlare delle Filippine senza parlare di ciò per cui tante persone vengono proprio qui a visitare, ossia il mare? Siamo andati 2 volte in questa spiaggia che è molto vicina, a mezz'oretta di macchina dalla casa, che ospita una delle barriere coralline più belle della zona, dell'isola di Negros, e quindi siamo veramente fortunati, e veramente a 2 passi dalla spiaggia si trova questo reef, questa barriera corallina che tra l'altro era la prima volta che vedevo in vita mia, molto bella, molto ricca, molto accessibile, nonostante io non sia un amante del mare, abbia un timore reverenziale nei suoi confronti, mi sono trovato veramente a mio agio, è stato stupendo esplorarlo. Insieme anche ad Arno, uno dei ragazzi di Trento, che è venuto insieme a Veronica, che fanno i volontari per questo mesetto. Insomma, questa settimana è stata una bomba, è stata piena di cose e raccontarla è impossibile, è spiegare tutto quello che c'è. Seguitemi un po' sul blog, io cercherò in qualche modo di farlo.